Non è semplicissimo fare il report di una discussione che è stata lunga. Noi abbiamo sforato ancora di più i tempi della discussione, eravamo circa una settantina e ci sono stati 20 interventi. Fatto velocemente, mi è sembrato, c'era sicuramente una quindicina di città differenti da cui provenivano le persone presenti, magari qualcuno in più che io non ho riconosciuto, però insomma testimonia comunque di un interesse che si sta diffondendo, se penso all'iniziativa di Trezzano, sicuramente il numero di città da cui provenivano le persone, anche per ovviamente la distanza rispetto ad alcuni territori, era minore, quindi questo è una cosa positiva. Ma detto appunto che è impossibile fare un report, soprattutto diciamo di tutti gli spunti di contenuto che sono usciti rispetto alla questione generale del debito, di come analizzare la formazione del debito in questo paese, di come riuscire a prenderlo per le corna questo debito e soprattutto di quali proposte sui vari terreni, il terreno della fiscalità, il terreno della spesa pubblica e così via. Su questo tralascio di intervenire proprio perché sono tantissimi gli spunti e preferisco che siano in qualche modo parte di una discussione sia adesso in plenaria ma soprattutto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche utilizzando gli strumenti che abbiamo, quindi Invista, sito e così via. Diciamo dei punti che sono stati toccati in maniera molto veloce. Il primo, diciamo così, è un po' la dialettica tra la campagna nazionale e la dimensione locale dei comitati e delle esperienze poi che noi stiamo praticando. Anche qua è difficile fare una sintesi, alcuni hanno più insistito sulla necessità del carattere nazionale, del quadro generale, l'importanza del quadro generale della campagna, altri hanno più insistito sul partire dalla dimensione locale e comunque radicarsi sulla dimensione locale. Io mi sentirei di sintetizzarla così, poi non è una sintesi necessariamente condivisa. Io credo che, proprio perché non siamo solamente una campagna sull'audit, ma siamo una campagna generale per una nuova finanza pubblica, è evidente che la generalità, diciamo, la globalità della campagna è fondamentale e che quindi noi si riesca ad avere un punto di vista generale sulla questione del debito, sulla questione del credito, la parte cassa depositi e prestiti, sulla questione della rimessa in discussione del debito attraverso alcuni strumenti, uno dei quali fondamentali è la proposta di indagine sul debito attraverso le commissioni di audit locali e nazionali, è fondamentale avere questa campagna nazionale, quindi avere chiaro che non siamo un coordinamento di realtà sparse, punto e basta, abbiamo scelto di far parte di un percorso nazionale e quindi di una campagna globale, questo è importante. Allo stesso tempo è evidente che per la necessità di crescere, di allargare il consenso e ancora di più, come sottolineava qualcuno, di mettere di fronte alle persone le conseguenze del debito e delle politiche che vengono fatte attraverso il debito, la dimensione locale è fondamentale. Gli enti locali, le politiche degli enti locali rischiano di essere spesso il punto di caduta di tutti i tagli, di tutte le peggiori politiche su welfare, sulle politiche di trasporti, eccetera, della trappola o della truffa del debito. Quindi queste due dimensioni non sono contrapposte, riescono tranquillamente sia sul piano analitico e ancora di più sul piano pratico a tenersi insieme, però vanno tutte e due giocate come due parti di una campagna da fare. La seconda questione, adesso Marco la riprendeva, mi sembra di poter dire che c'è stato sicuramente un consenso generale sulla necessità di uno strumento come può essere una legge di iniziativa popolare, anche se qualcuno sul piano strettamente tecnico direi e dell'opportunità sottolineava come questo paese le leggi di iniziativa popolare non hanno mai portato a nulla e che forse lo strumento della petizione è più flessibile, è più diciamo agile e quindi addirittura più utile. Credo che fosse una discussione più tecnica appunto sull'utilità dello strumento, ma sul fatto di avere uno strumento del genere sulla questione dell'audit sia nazionale sia locale è visto nella sua giusta
dimensione, quindi come avere uno strumento politico, in cui è chiara la proposta politica, uno strumento da riuscire a agitare a livello di massa e su cui costruire, come diceva prima Marco, formazione, autoformazione e formazione, alfabetizzazione di massa. Quindi non siamo usciti con una definizione di come deve essere la legge, ma siamo, credo, al punto che questo è il prossimo passaggio, riuscire a trovare i contenuti, alcuni ovviamente sono stati parte del dibattito, ma trovare i contenuti di questa legge è quello che, diciamo, ci possiamo dare come scadenza da qui alla riunione di giugno di cui parlavo. Alcuni hanno sottolineato l'utilità di un evento di lancio generale di questa campagna, non è stato discusso, anche perché stupidamente il sottoscritto non l'ha ricordato tra le ipotesi che erano uscite nel comitato prima di questa riunione, della 3 giorni di maggio. Credo, appunto, non avendo discusso di questo, non c'è una posizione comune. In più di uno ha sottolineato però l'utilità di un evento di lancio della campagna in generale, che può ovviamente poi a livello locale anche avere specificità. Sulla forma del forum, posto che tutti in qualche modo hanno condiviso l'utilità del lancio del forum e quindi in qualche modo è condiviso che da oggi nasce questo forum nazionale, quale sia la forma è molto in itinere, nel senso che nessuno ha un'idea di forum rigido per cui c'è il forum nazionale e poi localmente bisogna riprodurre ovunque il forum a livello locale. L'adesione deve essere aperta e libera, per cui uno può aderire localmente, nazionalmente. L'importante, questo lo aggiungo io, è che sia chiara la finalità, l'obiettivo della nuova finanza pubblica, poi localmente viene agitato, viene costruito, viene preso questi contenuti da chi localmente poi sceglie di farlo. Questo non toglie, questo lo aggiungo io, che siano utili dove vengono fatte localmente le assemblee sotto la dicitura forum per la nuova finanza pubblica e sociale. Poi questo non vuol dire che da lì nasce localmente, questo avverrà, nei prove sono già avvenute nei giorni scorsi, a mia, che io sappia già questa settimana, io almeno sono a conoscenza di altri 3 questa settimana, Piacenza, Bologna, Milano, tutti sotto questa dicitura. Questo vuol dire che domani a Piacenza, poi a Bologna, poi a Milano nasce il forum? Io non so, non è detto che sia così. Però è chiaro che anche localmente questa campagna assume una visibilità e soprattutto una dimensione che può collegarsi sul piano nazionale. Quindi una cosa invece che è stata sottolineata da tutti e che credo non c'è responsabilità di nessuno se non è stato fatto fino adesso, credo che sia una responsabilità di tutti portarla avanti, è quello dello scambio di materiali. Soprattutto nei termini di commissioni audit ci sono delle esperienze molto interessanti su piani diversi. Milano ha fatto un'analisi del bilancio, Parma ha fatto un lavoro molto forte di analisi del debito e anche di denuncia e di proposte, Genova ha fatto un lavoro di formazione sull'analisi del bilancio e così via, adesso non sto a sottolinearne tutte. Ci manca metterle assieme. Dobbiamo darci degli strumenti, non è detto che necessariamente sia la sola BIMUDIS, probabilmente il sito dovrebbe diventare più flessibile, però ripeto, non è che chi oggi ha gestito il sito ha la responsabilità che non ci sono questi materiali. Probabilmente dobbiamo tutti metterci un po' più di impegno perché questa comunicazione nazionale passi. Lo stesso vale per la formazione. La formazione è stata sottolineata da molti come una questione fondamentale nelle doppia dicitura di formazione di chi vuole portare avanti questa campagna, perché il tema della finanza, il tema del debito è un tema complicato e quindi bisogna saperlo maneggiare. Il Centro Nuovo Modello di Sviluppo si è in qualche modo offerto di fare da referente nazionale di una proposta, diciamo, di una formazione che poi deve essere diffusa, dove un centro, che non è il solo Centro Modello di Sviluppo, è il referente di chi vuole mettersi assieme per costruire un gruppo nazionale che costruisca questa formazione, con dei referenti locali che siano in grado poi localmente di diffondere questa formazione. Sia appunto, ripeto, nei termini di formazione per chi vuole portare avanti la campagna, ma sia anche di formazione esterna nel momento in cui avremo questi strumenti che sono la legge o qualsiasi altro strumento di questo genere. Più nello specifico audit, andando velocissimamente su alcuni punti,
nel breve periodo, siccome gli enti locali nel giro di un mese e mezzo andranno tutti a discutere delle loro proposte di bilancio preventivo per il 2013, in qualche modo la utilità per i comitati locali di utilizzare questa discussione per riprendere la campagna sulla trasparenza e la leggibilità dei bilanci, quindi in qualche modo sfidare le amministrazioni a rendere il bilancio preventivo anche nei confronti della cittadinanza, cioè che venga presentato pubblicamente, in maniera trasparente, in maniera leggibile il bilancio e che i cittadini e i cittadini possano partecipare a questa discussione. Non è ancora una proposta compiuta di bilancio partecipato, ma è una sfida alle amministrazioni, dove vogliamo, dove siamo in grado di farlo, perché venga messa a disposizione di questa la discussione sul bilancio. Ultime proprio tre punti su cui c'è state sottolineature che io credo importante. Uno è il coinvolgimento dei lavoratori pubblici nella analisi dei bilanci, in particolare dei lavoratori pubblici coinvolti nelle amministrazioni coinvolte, è stato sottolineato dai lavoratori del Comune di Venezia, loro hanno fatto un'esperienza di questo genere, tra l'altro a proposito di scambio di materiali, con già una decina di schede di proposte settore per settore che partono da questa analisi. La seconda è che uno dei temi fondamentali su cui avviare la questione della denuncia del debito e della denuncia dell'uso che viene fatto del debito e delle politiche finanziarie, project financing, eccetera, eccetera, è la questione della sanità. Sulla questione della sanità, molti l'hanno sottolineato, nei prossimi mesi e nei prossimi anni ci saranno disastri ancora maggiori di quelli che ci sono stati. E ultima, ma non meno importante, anzi forse è quella che attraversa tutta la questione che ho detto fino adesso, fondamentale è che si riesca nella lettura dei bilanci a dargli una lettura di genere, riuscire a fare un bilancio di genere, uno sguardo di genere sui bilanci, sia perché è particolarmente pesante il peso che le cose supportano nel taglio dei servizi e nelle politiche di austerità, sia perché sulla proposta di spese, quindi non solo sulla base dei bilanci esistenti, ma anche delle proposte, questo sguardo di genere diventa fondamentale. Un'ultimissima questione, è stato sottolineato in un intervento, diciamo, riguarda l'audit, ma fino a un certo punto riguarda la proposta in generale, la possibilità e la utilità di richiamarsi all'articolo 123 del Trattato di Maastricht e di Lisbona sulla possibilità di, attraverso la nazionalizzazione di certi istituti bancari, di accedere a quei crediti della BCE che oggi gli Stati non possono accedere, in qualche modo aggirare il divieto nei confronti degli Stati attraverso la nazionalizzazione degli istituti bancari o di alcuni istituti bancari, che già di per sé porterebbe a un abbattimento del peso degli interessi sui crediti. Quindi, diciamo, ci sono state tante altre cose, sono state dette, poi ovviamente molti dei presenti erano anche alla riunione, possono aggiungere e ritornare sulle questioni di contenuto, ma credo che queste fossero alcune questioni che più di tutte abbiano segnato, diciamo, la discussione. No, preferisco che lo faccia chi l'ha, non so, non l'ho detto io, l'ha detto un compagno, Maurizio, che lo chiamasse, se vuole, di Ferrara, se magari vuole poi nella discussione in plenaria spiegare meglio di cosa si tratta.